Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Parliamo del cambio di viabilità che c'è stato ieri 6 settembre all'interno della zona di via Solferino, via Seibene, via Fratelli Ferrari e via Vittorio Emanuele. Perché è stato fatto il cambio di viabilità? Perché questa è una delle domande che si sente più in questi giorni. Non è stato di certo fatto per agevolare qualcuno, come qualcuno dice. Il motivo del cambio di viabilità è molto semplice. In via Seibene, da troppo tempo, le auto andavano con una velocità superiore al limite previsto, arrivando in fondo, dove c'è la curva, rischiando molto spesso, e in alcuni casi è successo, di andare a sbattere contro alberi, muri o fioriere. Quindi, facendo questo cambio, si spezza la via Seibene e si spezza la velocità delle auto, facendole confluire su via Fratelli Ferrari e successivamente su via Vittorio Emanuele. Perché non è stato cambiato anche il senso di marcia in via Solferino per permettere alle auto di uscire su via Piave? Semplicemente per una questione di sicurezza. Su via Solferino sono state segnalate più volte dei sinistri stradali, dei pedoni o dei ciclisti che venivano investiti, una scarsa visibilità in uscita e in alcuni casi un'uscita senza fare lo stop. Pertanto è vero, è un po' scomodo il giro che viene mantenuto verso via Matteotti, ma così resta. In compenso, la via Seibene nella parte superiore viene utilizzata non solo per raggiungere il palazzo dell'ATS o la stazione dei carabinieri, ma anche per raggiungere il parcheggio. Questo è il cambio di viabilità e spero di aver spiegato il motivo che ha portato l'amministrazione, dopo uno studio ovviamente, al cambio viabilistico. Parliamo di sociale. Sul sito del Comune di Fagnano trovate la misura di solidarietà a sostegno delle famiglie in stato bisogno del secondo semestre del 2022. Si può presentare domanda per una sola delle tre previste che sono ben specificate sul sito: solidarietà alimentare, contributo per abitazioni, affitti, quindi spese condominiali, cauzioni, morosità incolpevoli e contributo per utenze domestiche, gas e luce. Per maggiori informazioni andate appunto sul sito del Comune, sulla home page trovate la sezione notizie con questa parte. Anche quest'anno all'interno del piano di diritto allo studio sono previste le premiazioni per gli studenti meritevoli. Bisogna presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno 2022, quindi andate sul sito internet, seguite bene la sezione delle news per le lauree, diplomi, voti meritevoli, c'è tutto quello che bisogna fare per presentare domanda. Sempre riguardo all'istruzione, la Giunta ha approvato la School Card In, è una misura dedicata agli studenti delle scuole superiori. Settimana prossima, nel video del venerdì, entrerò nel dettaglio per spiegare questa misura. Civiche Benemerenze anno 2022, il premio a buon fin che viene tradizionalmente consegnato nel giorno della festa patronale di San Gaudenzio. È aperto il bando e anche qui sul sito potete trovare tutto il necessario per poter presentare le domande e le candidature al premio. Il termine per le candidature è il 2 novembre 2022. Gli eventi della settimana. Cominciamo col dire che domenica era prevista la sagra della zucca, dico che era prevista perché la Proloco ha annullato la manifestazione causa previsione di maltempo. Mentre l'11 ottobre è la giornata internazionale delle ragazze, una giornata internazionale istituita dall'ONU. La Casa del Sorriso per quella giornata presenta un evento dal titolo Adolescenti, qual è il ruolo degli adulti oggi? Alle ore 20.45 in Aula Magna Benvenuto Piazza, incontro con Pietro Roberto Goisis, psichiatra e psicoanalista esperto del lavoro con gli adolescenti. Vi aspettiamo numerosi per questo evento importante. Mentre sempre domenica, ma fuori dal comune di Fagnano Lona, nell'ambito della Vallelona a Marnate, il centro Icore, il centro antiviolenza, vi invita a una marcia per rompere il silenzio. La marcia parte alle ore 15 e il ritrovo è presso Piazza Sant'Ilario. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!